avete sentito i rintocchi. Siamo ancora abituati a vivere con, secondo lo scandire del tempo, diverso da quello che oltre quel portone spesso non ci fa ascoltare, non ci fa vedere, non ci fa parlare, non ci fa incontrare. Invece al di qua di questo portone c'è un luogo magico, che è un luogo di proprietà di un centro per ciechi, ma che è ospitalità per tutti. Ringraziamento rapido a nome dell'Associazione Laboratori Visivi, che si è presa l'onere di organizzare questa mostra. E questa mostra non sarebbe stata possibile senza il coinvolgimento di tutte le persone che vedete qui questa sera. E quindi prima di tutto gli utenti del centro, gli operatori che hanno messo a disposizione entrambi il loro tempo, il loro affetto con cui ci hanno accolto sicuramente per realizzare le immagini che avete visto. Incontrare il mondo della sordocecità ci aiuta a dare un prezzo alle nostre facoltà, ma soprattutto a comprendere il valore della responsabilità che dobbiamo assumere nell'aiutare le persone che vivono questa condizione, dimostrando attenzione e coerenza nelle nostre scelte e nella quotidiana azione amministrativa. Ed è per me molto importante sia a livello culturale ma per le attività che si svolgono. Questo progetto oggi rappresenta per noi un obiettivo raggiunto, informare attraverso questo progetto fotografico l'opinione pubblica. Il Sant'Alessio è quello che voi avete visto adesso. Noi vorremmo continuare a comunicarlo.